il salone del risparmio. Guarda, direi ed è il motivo per cui io mi sono allenato tutto il fine settimana. Perché vuoi andare là correndo, ma non devi percorrere un lungo tragitto, perché la manifestazione si svolge proprio qui vicino al Sole 24 Ore, al MICO Milano Congressi, la vecchia fiera. 3 giorni davvero densi di appuntamenti. L'industria del risparmio gestito ha la sua vetrina in questa circostanza, è la 9ª edizione del Salone del Risparmio, quindi tutto pronto peraltro anche per l'anno prossimo per fare un bel decennale. Ci saremo anche noi 3 giorni blindati lì dentro, murati vivi praticamente, Mauro. Beh, 2 di denari ovviamente è ospite d'onore, sì, negli stand di Radio 24, sarà lì presente, condurremo Deborah e io proprio da lì. Ma se avete poi avuto modo di leggere Plus sabato scorso con il Sole 24 Ore, già avete tutti i temi a vostra disposizione. Oggi si parlerà di mercato, si parlerà di regole, si parlerà di nuovi prodotti, quindi dai peer, ma non ci sono solo i peer, anche se sono i più famosi, magari anche un po' di Bitcoin, via. Hai visto, tanto... qualche tavola rotonda per forza di cose dovrà affrontare anche questo spinosissimo argomento. Il tema centrale sarà la globalizzazione, perché dobbiamo imparare a muoverci anche nella gestione dei nostri risparmi e dei nostri investimenti in questi contesti sempre più ampi di riferimento, quindi la globalizzazione a livello finanziario che oggi ci impegnano un poco anche nel documentarci bene. Peraltro domani, possiamo anche dirlo, Mauro? Diciamolo. Esatto, allora nella nostra carrellata di ospiti che vi proporremo ci sarà con noi Magda Bianco di Banca d'Italia, perché finalmente parte il grande portale nazionale dell'educazione finanziaria, che è questo grande progetto costituito da 1 anno e mezzo sulla scia anche di una norma di legge appositamente appunto varata per far partire questa strategia nazionale. Quindi parte il portale nazionale dove potremmo avere tutte le informazioni che ci servono per prepararci al meglio, quindi fare su di noi educazione finanziaria. Sì, come sapete è un tema che noi abbiamo dato in anticipo, mi verrebbe da dire, proprio all'inizio di quest'anno. Chi ci ascolta con regolarità lo sa, abbiamo avuto proprio i responsabili, anzi le responsabili di questo progetto, perché sono tutte donne, e aspettavamo appunto il debutto di questo portale, una sorta di davvero ingresso essenziale per potersi orientare in tutte le iniziative, perché sono molte ma sono un po' sparse, che servono a farci capire un po' di più dove mettiamo i nostri soldi. E soprattutto ci possono servire anche queste iniziative di informazione per difenderci da tutte le bufale finanziarie nelle quali ci imbattiamo. E allora qua vi segnalo, andate a prenotarvi perché fate ancora in tempo sul sito del Salone del Risparmio. Questo è il tema della nostra conferenza, proprio quella organizzata da me e Mauro, 2 lavoratori certosini che hanno messo in piedi questa iniziativa. Giovedì 12 aprile alle 14.15 c'è la nostra conferenza che si intitola Fake Finance in Tasca, impara a riconoscere le bufale che fanno male ai nostri risparmi. Per cui andate a prenotarvi, ci saremo e insieme a noi ci saranno Salvatore Gazziano, amministratore delegato di Money Expert, un professore dell'Università del Piemonte Orientale, Marco Novarese, che abbiamo ribattezzato il Beautiful Mind dell'economia e della finanza, e Stefano Elli, il grande cacciatore di bufale per Plus 24, nonché glorioso componente dei Chapter 11. Sì, fondatore, uno dei fondatori insieme a me e Marco Loconte dei Chapter 11, ma soprattutto cacciatore di serpenti corallo, e allora per quello l'abbiamo invitato. A proposito di serpenti corallo. Eccolo.